una pianta di grano, una pianta di grano naturale, coltivata con metodi di agricoltura naturale, penetra nel suolo fino a 12 metri con le sue radici e produce circa 5 km di filamenti radicali. Una pianta di grano, come si coltiva oggi, agrochimica, penetra nel suolo tra i 5 e i 10 cm e produce poche centinaia di metri di filamenti radicali. Quindi abbiamo una riduzione di 100 volte l'apparato radicale, no? Qual è il dialogo che può avere una pianta col mondo minerale quando la sua capacità di penetrare il suolo con le radici, grazie al metodo agronomico sbagliato, alla desertificazione, a quello che dicevamo prima, è così ridotta? Allora, nel caso del grano abbiamo una pianta che non ci nutre più veramente, è infatti intolleranze, allergie, bisogno di integratori alimentari e compagnia cantando. Una volta, quando uno mangiava pane e la gente viveva praticamente solo di pane, no? Perché nel pane c'era tutto quello di cui l'uomo aveva bisogno. Oggi sappiamo che non è più così. Quando si parla di vino, si parla di una pianta che dovrebbe avere una capacità di penetrazione nel suolo, una pianta terrestre per antonomasia. L'uva dovrebbe essere, tra tutti i frutti, quello più ricco di sali minerali in assoluto. Per questo il vino è vino, perché i sali minerali si trasformano poi in aromi con la fermentazione. Quindi tutto ciò che dal mondo minerale è precursore aromatico, con la fermentazione, con la magia della fermentazione, diventa aroma vero e proprio. Se noi portiamo una pianta che dovrebbe andare a 50-60 metri di profondità nel suolo, a lavorare, grazie a un'agronomia che non è più di buon senso, a 60 centimetri, perché oggi tutti i vigneti lavorano 50, 60, 80 centimetri di radici a seconda delle zone, ovviamente manca tutto quello che fa di un'uva un'uva e del cortese un cortese, eccetera, eccetera. E quindi bisogna ricostruire in cantina dei gusti più o meno riconvenzionati, ricostruiti, ritrattati, che sono uguali un po' dappertutto. Ora, la moda degli anni 70, che nei vini bianchi in Italia dura ancora adesso, ci aveva portato ad avere il classica definizione dei disciplinari di tutte le DOC di vino bianco d'Italia: colore paglierino pallido con riflessi verdognoli, profumo di frutta fresca e di fiori vata alla pesca. Sono tutte uguali le descrizioni di sommelier. Che si tratti di... Io l'altro giorno sono morto da ridere perché quando Corrado descriveva il disciplinare del verdicchio, era identico a quello del Gavi. Cioè, e stiamo parlando di 700 km di distanza, noi qui siamo sul Tirreno e loro sono sull'Adriatico. Cioè, sembra quasi, veramente viene da ridere, perché era esattamente la definizione di quello che vogliono dalla DOC del Gavi. Non ha... Allora, prima di tutto bisogna avere un'agricoltura e poi dopo parliamo di vino.